Ora per l'inesterno a tre Stinkol e poi Harris che si butta dentro, esitazione grande, sì, fate persa in arrivo e contropiede 3 contro 1 che Peso rischia di gettare alle ortiche prima del tap in vincente dell'88 in maglia gialla. Brutta palla persa di resto e tiro. Qui Moretti isola Delfino in un quarto di campo. Delfino che palla da dentro per Tyreek Jones, una fucilata schiacciata d'autore. Sono delle origini di Matteo Spagnolo, abbiamo detto Brindisi, una Brindisi che sul campo della Virtus era partita 21-7 in vantaggio. Ecco, pensate, contro Treviso l'ultima gara. Delfino, 12° rimbalzista del nostro campionato, qui però si perde Tyreek Jones che è cliente estremamente dinamico dalla lunga distanza, da non è più uno adesso in difesa. Delfino, una voglia matta di mettersi in partita, altro passaggio per Jones molto morbido, bellissimo, estremamente il pallone con non poche difficoltà quando la chiusura dell'azione, mancano ormai 7 secondi, Pecchia si butta dentro e Jones dice ti cancello dalla faccia di questo parquet con un aiuto e stoppata prodigioso. È vero che Pecchia non va su fortissimo, anzi Larson Pieve ha difeso anche la spalla del difensore, era sopra la sua e quindi ha potuto tagliare in backdoor come splendidissimo tampone dall'angolo, aspetta il timing perfetto per il taglio di Terry con la palla persa, eccola qua. Qui intanto bravissimo, grazie alla nostra regia, sì, che splendida merita. Azione, la penetrazione e la palla persa di David Cuono era legata al fa difficile per equilibrio. Demetrio dalla punta, tampone prova ad attaccare Tinkle, va da Jones, palla ributtata fuori, finta di Larson, Harris a bocca, arresto, tiro, corto di Larson, ma è morbido e ferro il tabellone. Quota 40 e sesto della partita per Matteo Spagnolo, anche 4 assist per lui, Sanford, difficile, Tinkle con Tyreek Jones che non riesce ad affondare quel pronto Cuono di 3 sul parquet, bravo Jones ad uscire al momento di difficoltà, taglio di Zanotti perso da Malcolm Mickey, dell'energia che ha fatto vedere la panchina. Qui andiamo a rivedere proprio il passaggio di Jones per la schiacciata facile facile, dare extra possesso importante per Pesaro, splendido passaggio, palle in mano, Moretti dentro, fallo di Pecchia su Tyreek Jones, 2 lì 14 10 assist, molto bravo 5 doppia cifra a Isaiah Cordinier con 13-8 rimbalzi per una Virtus che ancora evidentemente un po' fatica, ha perso 2 partite nell'ultimo periodo contro Napoli e Tortona, ma che adesso è a tutta velocità ad attaccare in slalom. Brutta persa, bravissimo Tyreek Jones che è già dalla parte opposta, dietro la schiena, la giocata della serata col binocolo tornando in difesa in 100 metri in 10 qualcosa, è riuscito a coordinarsi, a passare la palla e adesso è esaltatissimo, va a stoppare indiavolato in una serata dominante qui in aiuto staccando da lontanissimo e qui andate a rivedere opla dietro la schiena, no look, è facile facile Demetrio per la giocata più mu. Delfino passa dietro, arresto e passaggio, Jones con l'errore si va a prendere il suo rimbalzo un paio di volte, guardate le potenzialità 15 di questo giocatore e con 2 rimbalzi per un contatto forse un po' eccessivo tra Larson e Cuono. Jones dal nulla ha subito, direi che in linea di massima, però il 44 resta sul parquet. Guardate qui il fischio da parte degli arbitri e proprio anche Jamani McNeese per Cremona, rischia di essere un colpo non duro, durissimo al dominante Tyreek Jones, 2 su 2, educatissimo. Adesso in difesa 6 per chiudere il quarto, meno però per chiudere l'azione. Cosa ha fatto? Mamma mia Tyreek Jones, queste due mani, quella destra fatata e fenomenale stasera. Stefano, questo è quasi impossibile da controllare, ma cosa ha fatto? L'ha reso semplice, quello che semplice non era. Guardate con che morbidezza di tocco. Allora, ribadiamo, questo giocatore nella vittoria contro Trieste, 11. Sono ancora tutto da fare per una Pesaro, qui restano 8 secondi. Delfino dentro per Jones, poteva andare su, l'ha portata. Parlo perché avete visto nelle ultime 2 azioni nessuna maglia scura della Vanoli a rimbalzo d'attacco.
Delfino ancora per Jones, partendo da lontanissimo, facile facile Delfino Van Der Via, il sesto assist della sua serata, e Tyreek Jones qua per cuono su Delfino che prova a batterlo un'altra volta, raddoppio di Tinkle, Tyreek Jones in post basso, taglio da dietro, arriva 5 secondi alla fine della partita, due solo punti di dividere le due squadre, eccolo Tyreek Jones raddoppiato, quasi triplicato, Sanford, l'uomo che non ti aspetti, seppur in un'ottima serata.